200 anni fa nasceva a Vasto Filippo Palizzi, un artista che diventerà famoso in quasi tutto il mondo. Filippo Palizzi nasce da una famiglia borghese, una famiglia di estrazione sociale molto elevata. La madre è di un paese vicino Vasto, Rocca San Giovanni. È una donna molto colta, è una musicista, una pianista. Il padre, un avvocato, ma successivamente sarà anche un insegnante di lettere e filosofia. Quindi un Palizzi che respira un'aria in famiglia molto stimolante, culturalmente elevata. È una famiglia numerosa, sono tanti fratelli e quattro diventeranno artisti: Giuseppe, Nicola, Francesco Paolo e Filippo. Casa Palizzi è un laboratorio d'arte. Sono ragazzi che lavorano la creta, disegnano, ognuno si specializza in qualcosa. Forse il padre avrebbe voluto un percorso diverso per qualche figlio, forse per tutti, forse più confacente alla sua attività, ma questi ragazzi erano molto determinati e hanno seguito la carriera artistica. Filippo da giovane va a Napoli. Napoli diventerà la sua città, si formerà a Napoli. Quando arriva già lo conoscono come un ragazzo di talento. Lui frequenta l'Istituto di Belle Arti, ma lo frequenta in modo alterno. Un po' entra, un po' esce, un po' rientra. Insomma, ci sono alcune cose che non gli stanno bene. Il nostro Don Filippo, come lo chiamavano a Napoli, per rispetto verso la sua estrazione borghese, non amava le costrizioni e quindi cercava una vita più libera, sia sociale, ma anche a livello tecnico. Nel 1846 Filippo dipinge quest'opera, Ritratto di Nicolas e Michael Rajewski. Stiamo parlando di un'opera che si trova in Russia. Qui Filippo mostra tutta la sua abilità. È un disegno molto pulito, i contorni sono netti. Filippo mostra di avere un'ottima conoscenza dell'anatomia. Sembra un'opera molto realistica, quasi iperreale. Filippo si mostra come il pittore degli animali e vende molte opere proprio in funzione di questa sua scelta. Ama rappresentare la vita rurale, la vita contadina. Però questa pittura gli va stretta, vuole liberarsi, cerca un percorso diverso. E nel 1855 va a Parigi, dove c'è anche il fratello Giuseppe. Ha una sete di conoscenza enorme. Vuole conoscere nuove realtà, vuole conoscere nuovi artisti. In questo periodo Parigi è il centro del mondo, è il centro del mondo a livello artistico, culturale, è una città in pieno fermento, una città vivacissima, anche trasgressiva, una città che trasmette tantissimi stimoli. E il nostro Don Filippo non perde l'occasione per raccogliere tutte queste nuove emozioni che trasmette la Parigi degli anni 50.
l'altro si sta formando un gruppo che diventeranno poi dei giganti, dei mostri sacri, il gruppo impressionista. Monet, Manet, Cézanne, Pissarro, Renoir, Degas, Sisley saranno degli artisti che daranno vita all'impressionismo. Un po' di anni dopo nascerà una mostra nel 1874 che consacrerà l'inizio dell'impressionismo e sarà anche l'inizio dell'arte moderna. Dopo il soggiorno a Parigi, il nostro Don Filippo decide di fare un viaggio in Europa e va in Olanda, in Germania, in Belgio a raccogliere notizie, a conoscere artisti. Torna a Napoli e su commissione di Vittorio Emanuele II nel 1863 dipinge un'opera straordinaria, Dopo il diluvio, una tela di dimensioni generose, 188x260, una tela che rappresenta l'evento biblico, il dopo diluvio universale. Abbiamo al centro delle rocce, dipinte in maniera non molto precisa. In alto a destra c'è l'arca, sembra un edificio, con delle feritoie dove uno stormo di centinaia di uccelli si libera in volo, in un cielo che sta diventando azzurro, limpido. Qui c'è un frammento di arcobaleno che spunta da dietro le rocce. In basso abbiamo una quantità enorme di animali, eseguiti in maniera eccezionale. Pensate che prima di dipingere quest'opera, il nostro Don Filippo ha studiato l'anatomia di ogni singolo animale. Io quando osservo quest'opera ricordo e immagino le opere di Peter Bruegel, un pittore fiammingo del Cinquecento. Chissà se il nostro Filippo nel viaggio in Belgio non abbia osservato in maniera attenta, meticoloso come era lui, proprio le opere del grande maestro del Cinquecento. Ci sono molte affinità, anzi, alcune opere assomigliano in maniera incredibile. Chiaramente il tema è diverso, il soggetto è diverso, ma in quest'opera c'è molto Bruegel. Nel 1867 a Parigi c'è l'Esposizione Universale. Filippo Palizzi decide di presentare sei opere e presenta anche questa, Dopo il diluvio. Sarà un'opera che affascinerà Parigi e gli conferirà la medaglia d'oro. Filippo Palizzi non è solo il pittore degli animali, come ci sono anche qui, ma la scuola napoletana lo forma anche con delle atmosfere differenti. Queste due opere sono due opere che rispecchiano profondamente la scuola e la pittura napoletana. 1870 e 71. La giovinetta negli scavi di Pompei, la fanciulla nella roccia di Sorrento. Due opere molto simili, la donna addirittura la stessa. Il nostro Filippo rappresenta spesso questa donna in questa posizione, cioè di profilo. E lo farà anche il fratello Giuseppe, a un confronto continuo. Ma quello che colpisce di queste due opere è l'atmosfera. È l'atmosfera campana di un luogo unico al mondo. Ci sono dei colori che si trovano solo in questo posto. E nello specifico è proprio il giallo di Napoli. Cos'è il giallo di Napoli? Il giallo di Napoli è una tinta
proprio relativa all'atmosfera napoletana. È un insieme di giallo e di rosa. Io lo utilizzo quando dipingo. Sì, perché il giallo di Napoli esiste anche fisicamente come colore, esiste matericamente ed è una tinta meravigliosa. In queste due opere il nostro Filippo rappresenta la serenità, rappresenta la tranquillità. Sembrano due momenti di riflessione, ma due momenti magici. Qualche anno dopo, torniamo ad un Palizzi rurale e c'è quest'opera che io la trovo estremamente realista. I monelli, i discoli. C'è un asinello che corre inseguito da dei ragazzi. Corrono, si divertono, lo infastidiscono. L'asinello è l'unico elemento che guarda lo spettatore. Sembra quasi che chieda protezione allo spettatore. È un'opera che non è definita nei contorni come le altre. È un'opera molto impressionista. Qui si vede il Palizzi che ha frequentato Parigi. Le pennellate sono veloci, sono fugaci. C'è tanta materia, c'è tanto colore. Ricorda matericamente anche molto Van Gogh. Quest'opera assomiglia un po' all'opera di Giovanni Segantini, un artista, suo amico, che dipingeva ugualmente animali, ma per la vita che ha condotto li dipingeva in maniera più statica, forse in maniera anche più triste, mentre il nostro Filippo era vibrante, era vivace, c'è molto dinamismo. Ma attenzione, qui c'è un Filippo Palizzi maturo, non solo nella tecnica, nello stile, ma anche a livello emotivo, perché cambia. Rispetto agli animali che dipingeva in passato, qui sono diversi, sono liberi. Sì, perché Filippo precedentemente gli animali li ha sempre dipinti come succubi dell'uomo, gli animali che dovevano lavorare per l'uomo. L'animale affaticato, l'animale come mezzo in campagna per aiutare l'uomo. Qui invece è un percorso diverso. Filippo sente che l'animale bisogna liberarlo dalla schiavitù, tra virgolette, dell'uomo e quindi dipinge l'animale domestico, l'animale d'allevamento nel suo habitat naturale, senza nessun condizionamento umano. Quindi abbiamo un Palizzi molto cresciuto anche a livello di sensibilità. Andando avanti, troviamo qui un'opera, Ecce Agnus Dei. È un'opera molto particolare. Palizzi si sta muovendo in un terreno che non è suo. Ha dipinto pochissime opere sacre. Questa l'ha dipinta perché la vuole donare alla chiesa di San Pietro a Vasto, chiesa che non c'è più per la frana. È uno studio, ne fa diversi per eseguire una grande tela. È un terreno molto complesso. Chiama addirittura l'amico Domenico Morelli, amico, compagno di vita in accademia, hanno insegnato insieme all'accademia. Un artista esperto in questo genere pittorico. Vuole un suo giudizio. E Morelli va nel suo studio, osserva l'opera insieme a degli studenti. Una pacca sulla spalla e gli dice: "Bravo vecchio mio." E se ne va con tutti i suoi studenti. In un antico testo si racconta che Filippo aveva capito che qualcosa non andava. Il nostro Filippo pare che sia rimasto solo nel suo studio a osservare la sua opera e abbia pianto per poi andarsene.
si è mosso in un terreno spirituale. Filippo era concreto. Filippo dipingeva la realtà, gli spaccati di vita, dipingeva ciò che conosceva, ciò che vedeva con gli occhi, ma che sapeva l'esistenza. Qui si trovava di fronte a qualcosa che poteva solo immaginare, poteva leggere, ma non riusciva a costruire come è riuscito a costruire, come riusciva a costruire le altre opere. Quest'opera la espose all'Accademia di Napoli. Non ebbe molti consensi. Non vedevano il Palizzi. Vedevano un Palizzi atipico, un Palizzi anomalo. Non c'era quel Palizzi dinamico, quel Palizzi che addirittura si costruiva i pennelli, li confezionava per eseguire le opere e renderle ancora più vere. C'era un Palizzi estremamente ambiguo. Palizzi ha eseguito anche un'opera molto particolare. Ha costruito un presepe che gli commissionò Michele Cuciniello, un napoletano, e Palizzi diede vita a quest'opera molto particolare. È un presepe costruito in uno spazio enorme, ha un boccascena di circa 7 metri. Il nostro Don Filippo cerca i migliori figuristi di Napoli per la fabbricazione delle statue. Alcune sono in grandezza naturale, altre sono più piccole per creare la profondità, la prospettiva, ma in totale ci sono 800 statue. Dà vita quindi ad un'opera incredibile, curata nei più piccoli dettagli. Questo presepio sarà giudicato il più bel presepio del mondo, e lo è ancora oggi. Filippo Palizzi è conosciuto in Europa, nelle monarchie europee, perché tutte hanno un Palizzi. I musei di tutta Europa hanno un Palizzi. È stato riempito di onorificenze, ha occupato ruoli importantissimi. In Austria, a Vienna, a Innsbruck addirittura lo hanno considerato il pittore dell'Ottocento italiano per eccellenza. Quindi un Palizzi che era entrato nel cuore di tutta la grande borghesia e monarchia europea, ma anche oltre oceano. Roma, nella Galleria d'Arte Moderna, ha una sala intitolata proprio a lui, e ci sono tantissime opere straordinarie, perché il nostro Filippo ha dipinto tantissimo. Vasto ha una scuola tecnico-commerciale intestata a lui. Ci sono principi, duchi, conti che addirittura vogliono che i loro figli imparino a dipingere chiamando il maestro Filippo Palizzi. Quindi il nostro artista vastese abruzzese ha seminato nel mondo notorietà, novità, ha seminato nel mondo qualcosa di straordinario, regalando tantissima bellezza. E noi diciamo grazie, Filippo.